Sabato 11 luglio e con noi c'è anche Erika Mu. Buongiorno, eccola, Erika. Buongiorno, oh, buongiorno. Che bella voce. Grazie. Finalmente una voce dolcissima che ci accompagna in questa mattinata insieme, dove l'abbiamo praticamente sottratta alla tintarella estiva, vero? Che comunque con me è sempre fallimentare. No, non è possibile. Anche io. Come non è possibile? Non è possibile. Meno male, gli ascoltatori magari ci immaginano adesso abbronzati, ma siamo veramente due polli. Non è assolutamente abbronzati. Appunto, lo dicevi tu, anch'io sono praticamente bianco perla, ma per un altro discorso, perché quando ero piccolo, quando mi portavano al mare, ero intinto praticamente nella crema non abbronzante, quindi chilometri di spessore di crema solare, e quindi sono praticamente incluso in questa in questo unguento. Inglobato, esatto, sono un tutt'uno nella crema e sei rimasto così. Ma siamo qui per non parlare di mare e sole, anche perché avrai lavorato tantissimo in questo anno, preparazione per il tuo nuovo album che uscirà il 4 settembre. Ormai lo sanno tutti. Ormai vedi, riesco a postare le foto su Instagram di qui e dire 4 settembre, perché è una data che proprio non... Che hai ripetuto all'inverosimile. Che la mattina mi sveglio e dico, cioè, 4 settembre. Per la prima volta nella mia vita io voglio che l'estate finisca, perché voglio arrivare subito a questo 4 settembre. Tienimi il posto, io lo dicevo quando entravo nel pullman la mattina, no? Lo diciamo tutti. Beh, tienimi il posto, mi raccomando, perché i pullman di pendolari, io sono andato per 5 anni ad Andria, è una cosa pesantissima, poi il caldo, soprattutto d'estate, tienimi il posto, era la frase che ripetavamo tutti quanti. Mentre da qualche giorno, dal 23 di giugno, tante date così da ricordare, sta andando in rotazione anche nella nostra radio Ho scelto te, che è questo brano che tu hai scritto l'estate scorsa, quindi sì. Noi ci sentiamo praticamente ogni estate, mi sì. Sa che la scorsa intervista era il 13 luglio, oggi è 11 luglio, abbiamo anticipato. Perfetto, però dovremmo programmare anche quella dell'anno prossimo, così facciamo... Va bene, direi che faccio il 12. Il 12, facciamo, ecco, 50-50 allora. Raccontaci un po' com'è nato questo singolo allora. Beh, questa è una canzone che, come ti dicevo, vabbè, poi ovviamente quando si pubblica un disco... magari non tutti ne hanno la percezione, ma se un attimo ci fermiamo a pensare, è ovvio che passa del tempo dal momento, certo, della scrittura a quello della pubblicazione. Quindi, come dicevi tu, è un pezzo che io praticamente ho scritto un anno fa, e che insieme a tutti gli altri pezzi del disco, perché poi ho cominciato subito a lavorare ed è stato un percorso lungo che terminerà il 4 settembre. Ed è una canzone che quando l'ho scritta mi sembrava molto più leggera forse di quello che in realtà è, e spero che comunque chi l'ascolti la viva anche con leggerezza, perché in fondo è una canzone d'amore che parla di scegliersi, parla di quanto di tutte quelle cose che nell'altro ritrovi complementari e lontane da te. E in realtà poi più la canto, più la registro, più la promoziono, parola terribile, più la promuovo, mi rendo conto che in realtà io volevo anche interrogarmi sulla responsabilità della scelta, cioè quanto siamo noi a decidere le cose della nostra vita, quanto invece sono scelte di comodità, non nel senso utilitaristico, di circostanza, sì, ma nel senso proprio di seguire un flusso degli avvenimenti senza veramente imporre la propria volontà. Ma è comunque un tema ricorrente che più o meno ritorna in quasi tutte le tue canzoni, no? Scelte di vita, non so, ricordo anche la vasca da bagno del tempo, no? Dove sì, parlavi dell'invecchiamento, di quello che comunque ci portano tutte le nostre esperienze, sì, nella diciamo vita. Sì, diciamo che la differenza tra queste due canzoni, per esempio, che ci hai dato tu, è che nella vasca da bagno del tempo è un pezzo quasi un po' un testamento, no? Quasi un po' un mettere, ma non nel senso, un proposito di desiderio, no? Quindi di volontà personale. Invece questo è un bilancio di una mancata volontà. Quindi, però effettivamente alla fine le canzoni, penso un po' qualunque canzone nel mondo, parte sempre da qualcosa
di molto intimo, e la scelta nella vita è la cosa, quello che condiziona di più tutto quello che facciamo. Va bene, e per quanto riguarda poi comunque la tua carriera, ufficialmente hai cominciato nel 2008, no? Sì. Un piccolo bilancio di quello che hai fatto fino ad oggi, che magari vorresti rifare, oppure sei una di quelle persone che dicono no, quello che è stato fatto è fatto, lo metto comunque in archivio, adesso si va solo avanti. È proprio così, io sono quella, una di quelle persone. quello che è fatto è fatto, e quello che è fatto ha insegnato. E quindi? Quindi so quello che mi è piaciuto, dove mi sono sentita più a mio agio, dove mi sono sentita meno, e infatti anche in questo disco ho tentato, avendolo per la prima volta prodotto e artisticamente arrangiato io in prima persona insieme ai miei musicisti, cioè ho fatto tesoro di tutto quello che mi era successo fino a questo momento, quindi a livello proprio di carriera, come dicevi tu, e ho tentato di capire quello che, ovviamente magari anche questa volta avrò fatto degli errori, però ho tentato di bilanciare tutte quelle cose che mi erano piaciute e che vorrei tornassero sotto forma nuova e quelle cose che vorrei evitare. Tu poi tra l'altro ascolti molto i tuoi fan, sei una di quelle persone che scrive musica diciamo adattandola alle esigenze dei tuoi fan? No. Oppure, ecco, come la musica pop commerciale di questo periodo, è un periodo molto particolare perché ci ritroviamo sempre con le stesse canzoni che cambiano sostanzialmente nel titolo, ma nella ritmica sono sempre le stesse, mentre tu comunque hai deciso comunque di pubblicare questo album, o meglio non l'avrai deciso tu, con un'etichetta indipendente. Sì, beh, perché no, l'ho deciso io. L'hai deciso tu? Certo. Ah, ok, quindi... Perché non è che uscirà a mia insaputa il disco, cioè siamo tutti insieme a prendere delle decisioni. Ricordiamo quando? Il 4 settembre. Va bene. No, non è che se un'etichetta indipendente è buona, se un'etichetta major è brutta, no, cioè no. Il fatto di non seguire, diciamo, di fare un percorso indipendente, ma nel senso proprio di libertà artistica, io non lo leggo al fatto di con che etichetta andrei a pubblicare. Cioè, è una scelta che prescinde da questo. Infatti noi abbiamo, con questo disco abbiamo una distribuzione molto grossa di Artist First, quindi, però comunque io ho avuto lo stesso la libertà di fare il mio, la tua musica. Sì. Perché magari ti era stato imposto qualcosa che a te non è piaciuta e quindi hai deciso proprio di cambiare, di dare una svolta. In realtà devo dirti che piccoli compromessi io ne ho sempre fatti, perché poi li devi fare in qualunque lavoro, esatto, qualunque esatto. Lavoro tu faccia, però io ingabbiata non mi sono sentita mai, e quando ogni volta che ho sentito che stavo per essere messa all'angolo ho girato strada, quindi non... Attenzione che non stiamo parlando con una signora, stiamo parlando con una ragazzina che quindi ha bisogno di essere incoraggiata con tanto polso, che ti fa veramente onore. Grazie, ma questa, cioè, la musica è proprio la mia vita, capito? Quindi sei disposta a lottare, Rocky? Non solo, ma diciamo a livello proprio personale, io quello che costruisco adesso non lo faccio mai pensando al singolo disco, al singolo momento, cioè io penso a tutto quello che al fatto che io voglio fare per sempre, spero, questo lavoro, quindi non ci si può mai troppo tradire. Va bene, dai, tre album all'attivo sono quasi comunque quasi quattro, va bene, sono un grande risultato fino a questo momento. Abbiamo letto anche sulle varie su internet, spulciando le varie interviste che hai rilasciato in questi giorni, tantissime, cioè le abbiamo fatto una cerrita, anche perché era impossibile citarle tutte quante. Ce n'era una dove dicevi che il 19 sarai sul palco con Cesare Cremonini, mi pare. No, il 18. Il 18, hanno anticipato? Il 18 luglio. No, è sempre stato il 18. Hai sbagliato allora. Ho detto io il 19. Tra l'altro mi sa il Corriere, una cosa del genere. Aia. Allora, no, qui. È il 18 luglio, perché il 19 c'è un'altra data. Il 19 suono a Villa Ada in una rassegna che si chiama Serenata per Roma.
A Roma ovviamente, certo. Invece il 18 faccio l'apertura di Polo Nutini a Collisioni, che è un festival molto molto bello a Barolo, e quindi ci ubriacheremo tutti in provincia di Cuneo. E lì sul palco c'è anche Cesare Cremonini, Luca Carboni, perché è un programma veramente bello, quindi se io consiglio anche una bella vacanza la settimana prossima in Piemonte. Mentre sarai in Puglia proprio domani, anzi sei in Puglia visto che sei qui, domani per un concerto gratuito, gratis, a Cassano. A Cassano, è un concerto lì su San Vega principalmente, sì. In cui io, anche qui è un opening act, però abbastanza lungo, suonerò un bel po' prima di questa artista supersonica, e quindi vi aspettiamo, anche perché come dicevi tu è a gratis, vi beccate due concerti in uno. Che dovete fare se no domani? Cos'è? È la festa patronale? No, è un festival, è un che festival. Si chiama Up, ed è il festival dell'Alta Murgia, che credo sia un festival itinerante in vari... Sono preparata, Brava! Non mi metterai all'angolo. Brava! Lottatrice nata. E poi che altro? Ci sono anche altre date in Puglia, leggo il primo agosto a Torre a Mare. Qui è una festa, credo, di paese, ed è un concerto tutto mio. Con la band Il mio tesoro, in cui proveremo praticamente per la prima volta un po' il repertorio nuovo. In realtà no, perché il giorno prima siamo a Foggia, cioè scusami, a Troia, in provincia di Foggia. Lo volevi dire e l'hai detto. L'ho detto, per un festival, sempre lì, anche lì un concerto. E poi diciamo, il 31 e l'1 a Torre a Mare. Queste sono le date pugliesi ben distribuite, perché in realtà il 31 è Foggia, l'1 è Torre a Mare, il 2 sono a Lecce, a Castro, a fare una partecipazione a un premio, quindi spalmiamo su tutto l'Adriatico. Va bene, allora ti concederai sicuramente un po' di vacanza, un po' di mare, vai. Si fa quando sei in Puglia. Sì, io da poco non abito più qui, quindi diciamo, considero anche il fatto di venire oggi o questi giorni già vacanza. Sto rivedendo proprio anche la bellezza che già sapevo benissimo fosse nostra, anche proprio di stare qui. Però io speravo anche di farmi un viaggetto, ma siccome il disco esce il 4 settembre, sicuramente agosto sarà un mese bello preparatorio per questa. Mentre la nebbia della pianura padana in casa, nel video, che cosa vuol rappresentare? Un qualcosa che non ti permette di vedere qualcuno o comunque un tema di distanza, di distacco dalla realtà? Sì, rappresenta, questa è stata un'idea del regista che si chiama Tiziano Russo, che è di Biceglia. È comunque pugliese, abita anche lui a Roma, ci conosciamo lì, però lui è, ora non ricordo esattamente il comune, però sicuramente è salentino, provincia di Lecce. E abbiamo pensato di... Spengo l'aria condizionata. Diciamo che ormai arrivati a questo punto... Cassano, vi aspetta, un attimo. Non mi tiri i piedi. No, assolutamente. Tanto c'è la sciarpa, la faccia tua, al collo mio. Al collo tuo, altro. Anzi. Senti, no, il fumo rappresenta un po'... il dubbio, la non chiarezza della visione, perché appunto, come ti dicevo prima, il senso della canzone è quello, sì. Cioè da capire quando o quanto personalmente si scelga, quindi quel momento rappresenta un po' all'inizio del video una specie di bolla, no? Di smarrimento, di confusione. Di confusione, nel senso proprio di lasciarsi cullare da questo momento qua, fino a che poi a un certo punto nel video non c'è il fumo riempie tutta la casa, i muri quasi scompaiono e arriva un po' la libertà di scelta. Va bene, dai Erika, noi ti salutiamo, anche perché ci avrai altri impegni in questa mattinata. Sei con una tua amica, la salutiamo, dai. Salutiamo Valentina, la casa del videoclip è di sua cugina, perché noi qua non ci facciamo mancare. Di Roma, non ci facciamo mai. Roma Campobasso, un asse vincente. e tra l'altro noi siamo appunto impegnatissime, perché penso che ci andremo a mangiare un gelato e poi andremo alla cattedrale, insomma faremo veramente tante cose stamattina. Va bene, avrete un cicerone di tutto rispetto che adesso vi
vi attribuiamo, diciamo, come ok, grazie a Erika. Noi grazie, ci sentiamo il 12 luglio 2016 nel nostro prossimo appuntamento con le interviste, perché devi sapere che noi abbiamo un forum, no, altro nel che nostro progressione di Fibonacci, esatto, altro che progressione di Fibonacci. Abbiamo un forum sul nostro sito dove dicono beh, ha preso sicuramente l'appuntamento anche per quest'anno Erika, no? Allora grazie a te, grazie a chi ti ha accompagnato in questo tour qui a Trani, e ci risentiamo alla prossima. A presto, grazie. Ho scelto te. Che invidia quella tua casa senza bilancia e la tua stanza senza